Con le risorse delle infrastrutture sociali abbiamo inteso riqualificare tre parco giochi della nostra città. Il primo in zona Ingrasso, dove ci sarà l'intera riqualificazione dell'area e l'installazione di nuove giostre per i nostri bimbi, così come verrà installata una nuova illuminazione anche per riqualificare l'intero quartiere. Nel parco giochi ubicato presso il quartiere Galluccio ci saranno ulteriori giostre per consentire anche ai disabili di poter fruire di questa importante infrastruttura sociale, così come nel parco giochi ubicato presso la Chiesa dell'Immacolata ci sarà anche lì l'installazione di giostrine per disabili. Riqualificare un'area importante come è un parco giochi significa riqualificare un intero quartiere, significa rendere un intero quartiere centro di aggregazione sociale. Ogni bambino ha diritto al gioco, è quanto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che in questi giorni il nostro comune sta diffondendo, aderendo alla campagna Diritti in Comune promossa dall'UNICEF. E proprio a questo pensavamo insieme all'assessorato ai lavori pubblici, quando mesi fa abbiamo pensato di riqualificare alcune aree gioco della nostra città, inserendo all'interno di queste aree gioco delle giostre inclusive. Tutti i bambini, ogni bambino ha diritto allo svago, ogni famiglia ha diritto allo svago, e questo è il motivo per cui all'interno di queste aree troviamo dei giochi per tutti, dei giochi adatti a tutti. Un invito, il nostro invito, è quello ad avere cura di questi luoghi, che sono luoghi di tutti, luoghi dell'intera comunità. Monte Sant'Angelo con queste azioni vuole confermare la sua attenzione al mondo dell'infanzia e al mondo dei minori e al mondo della disabilità, per dimostrare ancora una volta una cura particolare verso i progetti di inclusione sociale.